Disegno di legge 100 risponde. Ma non sul LEPTA, risponde sull'articolo 11, cioè quello che non si è sviluppato in questi anni, cioè quello che doveva essere la Sinanet, e invece si è deformata in tutt'altro discorso, in cui in parte il progetto Sinanet è finito in parte nelle agenzie, in parte nelle regioni. All'interno di Ispra ha preso delle strade strane, in cui si, in realtà non si è realizzata come una piattaforma codificata di interscambio di dati secondo le nostre esigenze. Questo vale per tutti i comparti e voleva essere parte delle mie conclusioni da cui ero partito il primo giorno, parlando dell'integrazione dei dati e delle conoscenze. Allora io credo, partendo proprio dai nostri difetti, perché non si può parlare sempre degli altri, bisogna parlare anche di noi, del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, noi al di là del disegno di legge, in qualche modo tra di noi già dobbiamo fare questo pezzo di sforzo, cioè dobbiamo cercare di essere più integrati nella condivisione dei dati. Noi l'abbiamo verificato anche durante il progetto Nitrati, che mi dispiace non abbiamo fatto un intervento qua, ma io lo collego strettamente. Faccio un esempio, nell'evento del 9 dicembre, in cui si utilizzavano i dati satellitari di Copernicus, proprio per l'agricoltura, io ho citato proprio l'esperienza dell'Emilia Romagna sulla legge per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione, facendo vedere come quel processo era un processo che era assolutamente il dato georeferenziato e il dato telerilevato, va proprio portato proprio quella mappa, tanto per essere molto chiari, aveva sgamato una serie di elementi che derivavano, che erano attribuibili alla nostra attività ispettiva e di controllo, cioè che ispezione e controllo non è semplicemente l'ispezione e controllo, tra virgolette, no, codificata dalla norma, ma è un mondo, no, che integra tutta una serie di elementi, tra cui gli elementi conoscitivi e di base. Quindi il primo discorso è questo: quale struttura dare a Sinanet? Che io la vedo come piattaforma, lo tolgo dai miei, che questo mi determina anche incomprensioni interne, ma è una piattaforma ICT che deve supportare altre piattaforme che devono integrarsi tra loro, piattaforme via via specialistiche, sino a quella specialistica specialistica. Questo è un disegno. Adesso, secondo punto, il discorso Sinanet è proprio l'emblema, volevo proprio chiudere con questo, guarda, ti ringrazio te, è l'emblema della, di nuovo, di una conflittualità che non c'è solo tra Ministero dell'Ambiente e Ispra, ma c'è tra Regione e ARPA, è inutile ce lo raccontiamo, è semplicemente legata alla volontà dei colleghi Pignone, Servizio Geologico, tanto per parlare nomi e cognomi, perché io conosco i nomi e cognomi e tutto il resto, il discorso del settore geologia, no? In Piemonte, come è nata l'ARPA Piemonte, la sua storia, cioè ci sono storie che hanno creato virtuosità e ci sono storie che invece hanno determinato queste rotture. La Calabria è proprio questo esempio, perché l'ho vissuto non adesso, ma da anni, su mille altri settori, no? Allora, in qualche modo il disegno di legge sì, risponde a questa seconda parte, non alla parte Sinanet. La parte Sinanet è colpa nostra nella non definizione sostanzialmente di quella è la base dati, no, che via via vogliamo arricchire, ed non è una base dati chiusa, non è chiusa una volta per tutte, deve avere questa dinamica che poi proprio ho fatto l'altro giorno, sono partito proprio dal rapporto e proprio dalla dinamicità del tipo di prodotti che andiamo a ricercare, perché è dinamica, non perché la facciamo noi, ma perché la fa il mercato, e se la fa il mercato la fa sulla base del proprio tornaconto, e quello che ieri vendeva e poi si è scoperto dannoso è sparito e se ne aggiunge dell'altro, e c'è una dinamica che compete a noi, e compete a noi non solo per la salute umana, che è importantissima, e quindi è l'interfaccia, guardo l'ARPA Puglia da qualche parte, eccola lì, l'interfaccia salute-ambiente, ma ambiente-ambiente, cioè conservazione degli ecosistemi. Senza usare slogan, cioè voglio dire sostanzialmente di quegli ambienti naturali che poi servono ad altri processi anche sulle sostanze, penso ai nitrati, la denitrificazione naturale, tutti i processi di lascivazione e compagnia, di lascivazione e compagnia varia. Allora, la condivisione del dato per una quota parte è compito nostro, la nostra gelosia dell'informazione anche all'interno del sistema agenziale, noi preferiamo dare un dato all'Istat piuttosto che darcelo tra di noi. È inutile ci raccontiamo a palle. Allora questi discorsi li dobbiamo fare, perché se no non risolviamo i nostri problemi.
Io mi ricordo Emilia Romagna, no, prima del convegno sul ventennale, uno si alza, non so di quale, no, se lo sapessi non lo direi, ma sulla qualità dell'aria dice, ma noi dobbiamo interagire direttamente con l'Istat. E ho detto, un momento, scusa, c'è un sistema nazionale prima dell'Istat, non c'è ISPRA, e questo lo dico anche ai miei, non c'è ISPRA e le agenzie, non ci sono le agenzie e ISPRA, c'è un sistema. Allora il nostro sforzo deve essere, e la nostra forza può essere solo creando questo sistema, e anche all'interno, e voi vi metto tutti insieme, e passo al secondo argomento, perché il suolo, l'ho già detto il 28, non oggi, allora dicevo in quella riunione del 9 dicembre, in cui l'utilizzazione dei dati satellitari era proprio che abbiamo una, diciamo un primariato anche a livello internazionale ed europeo. Ma possibile, tu c'eri, che noi non lo possiamo condividere? Quando lo possiamo condividere? Qua avete il rappresentante italiano a livello europeo di Copernicus, nel Comiti e nello User Forum. Continua a fare questo, continua a vedere gente che interagisce con chi telespazio, con i Geos, compra immagini, fa questo, vogliamo parlarne. Io questo lo vedo come responsabilità nazionale. Vogliamo fare un discorso di sistema come abbiamo fatto in protezione civile? La protezione civile è riuscita in questo risultato. E le ARPA che partecipano a questo, in quel settore, lo sanno. Abbiamo utilizzata, dobbiamo farla anche nel sistema di controllo ambientale, nel sistema della protezione ambientale. Tra parentesi, assieme a questo, già oggi c'è una legge, che non è una legge, è che il Ministero dell'Ambiente non vuole applicare, non vuole fare il DPR. C'è un articolo sul 135 del 2012, legge finanziaria, andatevela a guardare, che dà il compito ad ISPRA di far nascere la piattaforma di interscambio di tutti i dati di interesse ambientale ottenuti con finanziamenti anche parzialmente pubblici. C'è un DPR, lo condividono tutti, chi c'è, tranne il Ministero dell'Ambiente che non ha mai fatto il DPR attuativo. Ma ne abbiamo parlato, avete fatto una spinta, avete chiesto ai vostri presidenti di spingere in quella direzione, come si sono mossi ad esempio invece per l'IFI, no? C'è stata anche una delibera di 2 anni fa della conferenza dei presidenti, no? Nell'indirizzare questo discorso. Abbiamo spinto insieme in questa direzione, se non spingiamo insieme, se voi pensate che sia un'usurpazione di ISPRA rispetto alle ARPA, e allora non c'è il sistema. Allora non arriva l'aiuto del discorso regione ARPA locale, questi 1000 posti, no, anche rispetto a molte delle cose che abbiamo visto, non ci abbiamo un sistema. Un breve accenno ai geologi, a cui ieri ho detto, invece sono la cosa più cara che ho in questi 50 anni da buon ingegnere meccanico dei fluidi, matematica applicata, mettetemi voi, ho lottato per la non estinzione della geologia. E non lo sto dicendo, sono andato in 10ª commissione a sostenere un articoletto assieme a Raffaella Mariani nel quale si dice continuiamo a insegnare la geologia nell'università, perché ormai è sparita, assieme alla meteorologia, la geologia è sparita. Non ve ne siete accorti? Colpa degli accademici della geologia e della meteorologia. Colpa dei padri che ammazzano i figli, cioè che ammazzano la materia. Allora, sul territorio nazionale, sempre in argomento, noi abbiamo una marea di competenze, abbiamo una marea di conoscenze. Quello che la collega ha mostrato è uno straordinario lavoro sui suoli di cui abbiamo bisogno, esattamente come, no? In Piemonte, no? È stato fatto, l'abbiamo fatto, l'abbiamo visto, ma dobbiamo estenderlo da tutte le parti. E soltanto la non gelosia, la contaminazione ci consente di avere questa forza. Cosa voglio dire? E parlo da Presidente del Consiglio federale. Forse io ho pensato a questi incontri perché ho visto anche nella nostra elaborazione del piano triennale, che vi ricordo un terzo dell'attività, del piano dell'attività di ISPRA, cioè forse vi sfugge questo perché molti colleghi non lo collegano poi ai miei compiti istituzionali, forse molti degli argomenti l'avremmo cambiati e li cambieremo alla luce di questi incontri. Perché forse scopriremo che altre sono le priorità sulle quali dobbiamo impegnarci per fare sistema e dare quel giusto rapporto, quel giusto supporto, quel giusto affiancamento
alle regioni e alle autorità ambientali regionali e statali per garantirgli la possibilità di scelta, ma anche garantirgli quello che dicevi prima, garantirgli il fatto di una credibilità del dato. Guardo l'Arpa Puglia, perché sull'Ilva non ci avremmo lasciato tutti più pelle di quanta ci abbiamo lasciata se non avessimo fatto, no, tutta l'attività sulle diossine, tutte le prescrizioni sull'AIA e tutto il resto. Se avessimo dovuto seguire magari le telefonate di inviti e tutto il resto, e non l'abbiamo seguite, a partire dal tuo direttore generale. Allora io credo che il messaggio, no, che viene qui è un messaggio cruciale nel lavorare sulla, partendo da una progettazione nostra della condivisione, annettendo nel concorso paritario i colleghi delle regioni, no, all'interno del sistema, anche se non sono parte del sistema. Cosa voglio dire? Non dobbiamo essere un sistema chiuso, abbiamo un sistema con delle finestre aperte. Ci sono regioni che lo dimostrano continuamente questo discorso. A partire da dentro l'ISPRA, miei colleghi cari. A partire da dentro l'ISPRA. Allora, e da ISPRA verso gli enti pubblici di ricerca. Io sono stufo di vedere le fughe che mi sfuggono esattamente come le politiche satellitari. In cui uno parte la regione X piuttosto che l'ISPRA Y, si fa l'accordo con questo e quest'altro, io non so... Vado a parlare col presidente e dice: ma no, noi stiamo già prendendo i soldi di lì, prendiamo i soldi. Allora prendeteveli, fateli. Allora la condivisione degli accordi anche nostri col CNR che abbiamo fatto, sottoscritto recentemente, prevede la coinvolgimento del sistema. C'è scritto, nero su bianco. Se voi volete fare da soli, fate da soli. Però non abbiamo più il sistema. Suolo e apporzionamenti. Perché abbiamo aperto la partita sugli apporzionamenti sui nitrati? Esattamente quello che hai detto tu, non sappiamo che cavolo ci abbiamo in mano. Moltissime cose. E su quell'esperienza di apporzionamento, vuol dire nuove tecniche, che abbiamo visto a livello strettamente europeo l'altro giorno, non fanno, anzi, forse noi abbiamo fatto un passo in più, ma non ci è ancora riconosciuto. Perché? Perché... cioè, no, noi siamo più bravi, no, quello è migliore, no, questo va. Siamo certamente, certamente qualcuno avrà fatto un punto di più, un punto di meno, ma tutti assieme a che punto siamo? Allora, quando misuriamo una concentrazione di nitrato, che abbiamo in mano? Allora, il tentativo, che vuol dire sviluppare nuove tecniche all'interno del sistema, non usare, diciamo... occasionalmente ad esempio tecniche isotopiche, capire quanto le, e questo è il compito del CTP, capire quanto ci costano, come possiamo utilizzare operativamente, cioè codificarle all'interno di un'operatività che è assolutamente necessaria. Secondo me questo è importantissimo, perché poi dà delle risposte a questioni sociali, che è quella a cui ci siamo trovati a rispondere in più di un'occasione, ne abbiamo citate almeno 4-5 oggi, che ci costano molto caro individualmente, oltretutto. C'è, nei giorni scorsi sono stati alcuni argomenti, mi sono legato quindi all'inizio quando ho fatto l'apertura di questo incontro, la finalità di questo incontro. Ad esempio, sono molto soddisfatto, non c'ero, ma se vedo i risultati un po' che mi sono stati sintetizzati, ho chiesto ad ogni discussant, ad ogni provocatore di fare una sintesi, di farmi una sintesi della sua osservazione rispetto alle sue presentazioni e alla sintesi delle presentazioni ma anche della discussione. Una soddisfazione è quella sul, fondamentalmente sullo scenario di rischio. Io sono assolutamente d'accordo sulla necessità di chiarire degli aspetti connessi alla definizione di riporti, sono assolutamente d'accordo sull'esigenza, no, di intervenire sulla chiarificazione sui test di cessione, di aprire una discussione diversa, no, su discorsi che in qualche modo sono stati affrontati da diversi colleghi su una provocazione, mi sembra che, no, partiva, se leggo qua, su una constatazione che noi abbiamo ogni giorno, l'abbiamo anche proprio in questo scontro, incontro, accordo col Ministero dell'Ambiente. È l'analisi di rischio materia matura? Per me no.
lo dico anche nei termini della modellistica, se vuoi, in mille altri termini. Allora va affrontate, vanno aperti alcuni spazi nei quali noi riteniamo di dover dare un'apertura in questa direzione. E tu sai benissimo, in molte sedi l'abbiamo detto. Allora, e qui chiudo, non vi tengo più, io sono contentissimo, stracontento personalmente di questo, di come si è sviluppato questo incontro, dello strumento prima di tutto, lo strumento che tenete conto abbiamo discusso all'interno anche del Consiglio Scientifico di Ispra, cioè questo tipo di strumento è stato discusso come l'efficacia dei tavoli, cioè i colleghi del Consiglio Scientifico di Ispra, di cui sono membri anche della Commissione Via Nazionale, tanto per essere chiari, abbiamo discusso fondamentalmente se questo era uno strumento valido e sulla base delle esperienze triennali precedenti abbiamo definito che poteva essere uno strumento valido per dare questo impulso, guardo soprattutto i rappresentanti, no? Ma anche i rappresentanti regionali presenti qui presenti, a cui mi lega moltissimo poi oltretutto personalmente, cerco di essere terzo rispetto alla... quindi sono contentissimo e continueranno. Io personalmente mi sono preso l'impegno di due, di cui uno farlo il più presto, che è la questione sedimenti legata a gestione delle aree portuali al più presto possibile, perché abbiamo visto questa coinvolge sia le autorità, gli interessi portuali, ma coinvolge anche noi dal punto di vista del rapporto con la magistratura, coinvolge mille altre cose e tutto il resto. Il secondo incontro l'ho promesso sulla, che si lega anche un po' alla tua domanda, se noti, cioè sostanzialmente sulla monitoraggio, diciamo una trattazione delle acque interne confinate, che possono essere come il Trasimeno, un'acqua interna confinata che non ha affluente e defluente fondamentalmente, oppure sostanzialmente di altro tipo, artificiali, che per Puglia, Basilicata e Campania e Calabria, no? Per il Mezzogiorno, per la Sardegna, laddove non ci sono, c'è una, sostanzialmente un'integrazione dei sistemi di raccolta e di uso della risorsa idrica, è fondamentale per qualità e gestione della risorsa idrica. Questo vale anche un po' per Emilia Romagna, un po' meno, diciamo. Vale più per la gestione dei grandi bacini regolatori alpini, ma quelli hanno una dinamica molto specifica, comune, ma molto specifica, molto diversa dai bacini meridionali. Quindi ho promesso questi due aspetti. Il terzo aspetto aperto già l'altro ieri è quello del suolo, quindi la caratterizzazione, che si lega anche poi all'analisi di rischio. L'abbiamo vista, l'hai centrata molte volte, tu l'hai portata avanti. Noi abbiamo bisogno di vedere il suolo, adesso lo dico agli amici geologi, lo dico un po' più moderato di come l'ho detto là, però fondamentalmente era lo spinto a caratterizzarlo sulla pedologia, no? Più che sulla geologia, cioè noi perdiamo, concentrandoci sui processi geologici, noi perdiamo invece la funzione regolatrice, la funzione cruciale del suolo rispetto alla quale noi dobbiamo, e quindi chiamo anche le parti dei geologi, no? Di quel sistema geologico nazionale distribuito, per il quale se mi sarà data la possibilità, la forza, io cercherò di lottare e portarmi in porto prima di ritirarmi da qualche parte, avendo fatto un dipartimento, andatevi a guardare lo statuto di Ispra, un dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, per il Servizio Geologico d'Italia, non del Servizio Geologico, per il Servizio Geologico d'Italia. E io taglio le dita sempre ai miei colleghi geologi di Ispra, Servizio di difesa del suolo del Servizio del Dipartimento Geologico d'Italia. No, noi siamo un hub il quale deve spingere che il Paese abbia il nuovo Servizio Geologico d'Italia, che è un servizio distribuito ed integrato, raccogliendo tutte le competenze dentro le agenzie e fuori dalle agenzie. Pensa ad alcuni dipartimenti regionali molto forti e molto importanti dal punto di vista delle conoscenze. Il terzo è questo dei dati. Il quarto è questo dei dati. Io voglio una giornata di due giorni in cui discutiamo il nostro sistema e come il nostro sistema deve essere fertile rispetto ai sistemi presenti presso lo Stato in tutte le sue forme e presenti presso le regioni. Noi non possiamo più ammettere di assumere le nostre responsabilità e di lasciare ad altri di assumere responsabilità senza avere questo tipo di processo. Queste sono le mie conclusioni di oggi.
legate alle conclusioni dell'incontro sui nitrati. E quindi vi chiamo tutti alla prossima occasione, e con lo stesso processo, lo stesso percorso, in cui si fa un programma discusso dal CTP, recepito all'interno, quindi condiviso nelle finalità e nei modi e nelle partecipazioni. Consentitemi di ringraziare tutti i miei colleghi che hanno organizzato questo incontro. Consentitemi di ringraziare i relatori dell'altissimo livello, perché io come osservatore ormai sono un vecchio, per cui ho visto di tutto e di più. Scopro e faccio scoprire alla gente, compresi i colleghi che lavorano nella ricerca, che dentro questo sistema c'è una qualità straordinaria, e ringrazio i discussant, cioè coloro che sono i provocatori, perché sono l'elemento principale di mettere in gioco, di metterci in gioco. Quindi grazie a tutti, arrivederci alla prima di queste occasioni e a tutte le altre occasioni.